Sì, l'armada. Ecco Torres con i suoi. E dimmi, che cosa vorresti fare a riguardo? Riuscirò ad aggirarli. Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed Black Flag, da me, da Eddie, da Anne e da tutta la ciurma. Siamo diretti verso la prossima missione principale, ne sono successe di tutti i colori. Qui ci sono forse delle navi ben imbottite, sarebbe da... Forse però lo scontro è inevitabile, perché Eddie giustamente ha detto che ci stanno aspettando con la mano tesa, anzi con le vele spiegate, per parlare in termini marinieschi. Sceglieremo un pochetto, qui c'è della merce da prendere. Ok. Dobbiamo andare proprio in per di là. Sedamo? È un vascello, lo so, lo vedo. Attenzione! 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 Cerchiamo di accelerare, il tempo è dalla nostra, si sta rimettendo, c'è il sole. Ce la dovremmo fare. Dai. Prima che affondiamo. Dai così. Ancora, ammazzate quanto è resistente. Vado dritti verso l'inferno. Siamo pronti. Oh porca. La possiamo abbordare o sta affondando? Ok, abbiamo preso tutto. Attenzione, attenzione che ci affondano. Pronti al fuoco. Fuoco! Fuoco! Dai. Tu stavanna. Siamo pronti. Fuoco! Fuoco! Stiamo surclassando. Non vedo niente. Fuoco! Dai, un'altra bottarella. Ok, abbordiamo così ripariamo la jackdaw. Abbordiamo. Basta, no? Sono finiti, meno male. Questa la abbordiamo, eh. Mi spiace non tenermelo questo, però qui è tanta merce, tanta roba. Chiudete i gabbie e controvelaci. Abbordiamo, dai, datemi il cannoncino. Vai, Eddie. Capisco perché all'inizio Maya. Ok, morti. Vabbè, lascia, ok. Allora, andiamo su, Eddie. Dai, Eddie, dai. Che stai a fa? Ma l'animaccia tua, oh, che non te pari mai. Dai, così. Attenzione. Alle spalle. Allora, i due capitani lì li abbiamo uccisi. Ferocito, Eddie, ferocito. Che cazzo è successo? A un certo punto non si è capito più niente. Rompi le difese di questo bambacione.
Ok, ce l'abbiamo fatta? Ora no, devo tirare giù la bandiera. Allora, andiamo, Eddie. Ok, attenzione. No, te ne devi andare di sotto, te ne devi andare. Bravo, bel puffetto. Allora, allora. Sopra, Eddie, sopra. Dai, tenderrimo. Dai, distruggi la bandiera. E la conquista è fatta. No? Sì. Lamose, aspetta. Giù, bravo. Cerchiamo di non morire scendendo, per favore. Ok. Sto perdendo la ciurma. Se dobbiamo sbrigare, Eddie. Dove scendiamo? Da qua? Porca di una pozza infasciatissima. Dove vado? De là. Andiamo da qua? No, devi scendere, Eddie. Scendere, scendere. Scendere. Olè. Oddio. L'ho vista veramente brutterrima, posso dire? Ok, adesso da qua. Ok, scendi, Eddie, scendi. Ok. Proseguiamo. Ok, finita. Devo scendere praticamente. Dai, non ce la possiamo tenere questa. Quindi non cantate vittoria. Dobbiamo riparare la jackdaw. Guardate i materiali. Allora, ripariamo la jackdaw o riduciamo la notorietà? Ripariamo la jackdaw. In realtà bisognava tenersela sta bella nave, però si può. Ok, abbiamo preso un sacco di roba, ce ne andiamo soddisfatti. Ma ripariamo la jackdaw? Non abbiamo riparato la jackdaw. Aprite le vele, forza! Alle dritte, sciogliete le vele! Allora, vediamo un po', dove dobbiamo andare? È qua, qua. Damose, siamo arrivati. Sequenza 12, infrantumi. Cominciamo la missione. Chi è questo Torres? E che cosa ha fatto per meritare una condanna a morte? È un templare, come Rogers e Orlyman. Gente che pianifica di usare l'osservatorio con scopi sbagliati. Il potere e il controllo. Le violenze che commetterebbe sarebbero sottili ma gravi. Letali, eppure quasi invisibili. Capisci che intendo? Come quando c'è la siccità, la gente ha sete e un uomo ha un grosso barile d'acqua ma non fa bere nessuno. Sarebbe un assassino ma con le mani pulite. Già, proprio così. Mi basta. Ok, allora quindi raggiungi la spiaggia, benissimo. Da qua? Ma sì, damose. E fu così che arrivò lo squalo. Ah, vieni anche Anne con noi. Fa freschino? Sì, fa freschino. No, sono qui. Dentro la giungla. Dentro la giungla, ok. Quindi dobbiamo stare attenti, eh. Ocio. Vogliamo sbloccare questo. Tanto per. Sblocco un attimo, Anne, un attimo, eh. Arrivo subito.
Non venì con me, eh. Cioè, no, eh. Aspettami là. Vabbè, sta a venire con me, sta cretina. No, lo so. Vabbè, ovunque tu sia, stai bene lì. Chi c'è? Che posti, mamma mia, cioè. Non finirò mai di ammirare questo capitolo di Assassin's Creed, veramente. Stupenderrimo. Come ho già avuto modo di dire, mi dispiace tantissimo doverlo lasciare, ma... cioè, questa impresa titanica, diciamo, appunto, come ho sempre detto, la faccio per me. Cos'è? Un opossum? Per cui quello che mi interessa è la storia principale. Aha. Soldati, laggiù. Vedo. Cosa facciamo? Sediamo di qua, prima di tutto. Cristo, ma guarda qui. Cadaveri per miglia. Hanno dato seguito alla loro minaccia. Abbiamo preso un dardo soporifero. Stanno a seminare proprio morti ovunque, eh. Raggiungi la stanza di osservazione. Mi terrei in alto, tanto per star tranquilli, capito come, ciccia? Ok, ed è qua. Fa tutti questi versi, però, uno potrebbe capire pure male, te lo dico. Allora, ed è qua. Dai, Eddie, però. Intanto si incastra. Ok, di là. Suggestive questa parte. Molto suggestive. Sarà... attenzione, zona vietata. coccodrilli! Ah no, non è un coccodrillo. Vabbè. Penso che non ci vedono. Damose. Qui non c'è nessuno, mi pare, vai. Qui? Nemmeno. Qui sì. Ok. Damose. No, chi è? Oh, damose. Ma cosa hai tu? Non ci sono. Via, damose. Anne, ci sei? Siamo arrivati. Ok, attenzione. Ma si muovono? Chi è? Yeah. Ah, ok, dai, gagliardissima. Damose, ciccia, damose. È così strana. Che cos'è? Dopo, Anna. Ti spiegherò tutto una volta finito.
Allora, di qua. Dobbiamo andare di qua. Saltiamo qui. Mazza quant'è lontano. Stavo ad arrivare prima. Ah, eccoci, eccoci, siamo arrivati. Ci sei? Dai. Siamo arrivati. È questo il posto che cerchiamo? Sì, 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 questo. Allora resta qui, non lasciarli passare. Pronta a combattere ancora, sì. Ok. Lei rimane là e noi andiamo avanti. Tanto per cambiare, dobbiamo fare tutto noi. Oh, merda. Porca. Allora, non possiamo passare. Adesso possiamo passare. Adesso no. Quindi? Ma che? State ancora a combattere? Io non lo so. Abbiamo cose più importanti, no? Allora, mo' mi devo appendere là, sicuramente. Devo appendere là quando ci avviciniamo? O là? Non saprei. Ok, qui. 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 Devo mettere su una di queste piattaforme, secondo me. No, è qua. Ma questa più di così non va. In tondo. Ecco, ecco, ecco. Aspetta, Eddie, aspetta. Ok, ha fatto tutto da solo, io non ho fatto niente, ci tengo a dirlo. Ah. Qui è pericoloso, Eddie, è molto pericoloso. Molto. Perché hai fatto questa cosa? Non va avanti questo? Che devo fare qui? Mi devo appendere? Ah, qua? Olè, quindi poi? No, raggiungi. Aspetta. Non so sicura. Mi sa che devo tornare indietro. E calla, devo tornare indietro. Vabbè. Vabbè, mo qui mi ci vorrà un attimino, Vediamo da dove ci fa ripartire anzitutto, se dobbiamo rifare tutto il percorso. Sì, proprio tutto, proprio. Ok, adesso non possiamo. Non corre, ok, ora sì. Allora, questi che rompono. Vabbè. Ok, fuori uno. E fuori due, perfetto. Adesso ci arrampichiamo qui sopra. Come non detto. Come non detto. Vabbè. Ma cominciamo. Era troppo bello, per essere vero. Vabbè. Forse però devo andare dall'altra parte. Ok. Allora, fuori uno, fuori due. Perdonami, per favore. E fuori tre. Allora, ricominciamo, Eddie.
Ok. Dobbiamo andare a sud qua. Perché fai queste cose? Fa tutto lui, fa tutto lui. Devi andare di qua, cretino. Vabbè. Adesso, ok, di qua. Fermo, fermo. Eh no, dobbiamo andare di là, dobbiamo prendere qui. Ecco. Aspetta, fermate. Non te muove, per favore, non te muove. Olè. Ma ha fatto tutto da sola. Ha fatto lui. Io non ho fatto niente, lo ferma. Ferma immobile. Mo? Devo andare là. Ah, là e poi di là, aspetta. Forse, vediamo. Ok, tira di su, Eddie. Per favore, Eddie. La mia stomo. Stomo è veramente una croce. Una croce. Da qui a lì ce la fai? Yeah. Ok. Era semplice. Più semplice di quel che sembrava, solo che lui... Attenzione. Ok. Mi devo muovere. Eddie, per favore. Per favore, Eddie. Dove devo andare? Di là. Vai Eddie, vai. Sportiveggiante come solo tu sai fare. Dagli così però. Olè. Desincronizzato, perfetto. Oh, da dove ci fa ripartire? Da quando si rompe tutto, spero. Non dall'inizio. Ditemi di no. Ok, da qua, vai. Ma qui non si capisce. Dov'è che devo andare? Devo scendere? Forse devo scendere? Ecco, te devi spostare. Bravo. Ma perché continui a dindolare? Forse sto giro gliela famo? Forse gliel'abbiamo fatta? Eddie, ti prego! E da qui dove? Ah, devo andare di là, ok. Devo saltare. Quando arriva la piattaforma. Vai, Eddie. Ok, Eddie. Poi... dobbiamo stare attenti qui, se no ci fa ricominciare da capo. Ma da qui a lì non ci arrivo, però. Ah, devo andare qua, guarda che cretina. Ok. Devo arrivare là. Ah, guardate, che ci tocca rifà. Questo cretino qui sotto. Ok. Scendi, Eddie, scendi. Vai di qua. Di qua.
Aspetta, non avere fretta, per favore, non scendere. Per favore. Ora. Ok. Questa si muove. Ok. Mo? Là? Ho dei dubbi. T'appicchi lì? Dove t'appicchi? Boh, non lo so. Mo cado e devo ricominciare tutto da capo. Ma se no, da lì a lì non ci arrivi? Abbiamo fatto una cappellata, mi sa, aspetta. Da lì a lì non ci arrivi? Aspetta, quando va su ce provo, Quando va su ce provo. Ole! Dai, uccidilo! Morto. Capitano Kenway, la mia spena nel fianco. Uccidermi v'è soddisfatto. Faccio solo il mio dovere, Torres. Voi avreste fatto lo stesso. E l'abbiamo fatto, credo. Non avete più famiglia, né amici, né futuro. Ci avete perso molto più di noi. Può essere. Ma se vi uccido pongo rimedio a un male molto maggiore. Ci credete sul serio? Voi vorreste rinchiudere l'intera umanità in un'elegante e decorosa prigione. Sana e salva, ma privata della ragione e prosciugata dello spirito. Quindi sì. Con tutto ciò che ho visto e imparato in questi anni, ci credo e come. Sembrate davvero molto convinto. Buon per voi. Requiescat in pace. Torres ha risvegliato qualcosa qui. Siamo al sicuro? Ora che l'abbiamo riportato, credo di sì. Come si chiama questo posto? Follia del capitano Kenway! Ezza Wulte su Tukila. Ka Wenen. Sigilliamo questo posto e gettiamo la chiave. Fino al prossimo saggio, questa porta resterà chiusa. C'erano delle fiale l'ultima volta. Con il sangue di antichi uomini, secondo Roberts, ma ora sono sparite. È nostro dovere recuperarle, prima che i Templari se ne accorgano. Potresti unirti a noi? Lo farò, ma solamente dopo aver sistemato tutto a casa. È arrivata la settimana scorsa. In frantumi. Ok, pure questa l'abbiamo fatta. Ma sarà la lettera della moglie? Boh. Vediamo. Sveglia, sveglia. Non credo che ci abbiano mai presentato. Non in questa era, almeno. Poterti spiegare tutto quanto, ma non abbiamo molto tempo. Te lo dico in due parole. Hai visto la mia cara Giunone? E per un breve attimo ho sperato che potesse incarnarsi nel tuo corpicino. Ma non ha funzionato. E ora è di nuovo laggiù, alla deriva. Oh, era splendida a quel tempo. Una razza di superbe, magnifiche creature. Sono stati loro a crearvi. Non lo sapevi? Voi eravate i loro esperimenti. Soltanto quello. E quello dovevate restare. Manca poco, spero. Il mondo è quasi pronto per il suo ritorno. Fermo. In attesa della seconda venuta. Oh. Eccoli là. Quei templari. O magari gli assassini stavolta. Idioti, tutti quanti. T-
Ti invidio. Voleva che fossi qui ad accoglierla. È stato un suo esperimento a farmi rinascere in uno di questi corpi. Tutti giù! Sdraiati a terra! Ora! Ho una pistola! Guidami nell'ombra, amore! Sono il tuo strumento! Getta la pistola! Gettala! Buttala a terra! Libero! Libero! Sentigli il polso! Perde molto sangue! Controlla! Ti senti bene? Riesci a sentirmi? Ehi, parlami! Va tutto bene? Vabbè, quello era un pazzo. Pazzo proprio. Eccoti qui, grazie a Dio. Ti senti meglio, almeno sembra. Puoi alzarti? Forse sì, forse. Ah, come siamo alti. Bene, prova a camminare. Sì, cammino. Metto un dito sul naso. Ti ha visto un medico. Non hai motivo di preoccuparti. Il liquido in quella siringa non era in dosi letali. Mi dispiace tantissimo per tutto quanto. Tutti gli indizi puntavano a te, invece è stato John. Dio, le cose che c'erano sul suo computer. Se hai bisogno, chiedi pure. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. A proposito, il trailer è finito. Ti va di vederlo? Ti sono molto grata. Un attimo, devo prendere questo. L'ho caricato nel tuo database. Puoi guardarlo qui o dentro all'Animus. Ti piacerà. Secondo me riassume l'essenza di quell'epoca. Beh, stammi bene. E sai, grazie. Prego, ci sono quasi a rimettavi, da non so io. In un mondo saccheggiato dai pirati, questi uomini scopriranno che nulla è sacro e tutti quanti bramano Rum, oro e donne. Hola, signore! Quest'estate preparati a salpare con Abstergo Entertainment per l'avventura di una vita. Affilate le sciabole, lucidate gli uncini e salpate con Diavoli dei Caraibi. Esperienza virtuale non classificata. Quindi? Ok, possiamo uscire da questo coso? Chiudi. Torna al tuo Animus. Va bene, allora io me ne vado, signorina, eh. Arrivedergliela. Cose da pazzi, da pazzi. Ah. Ok, e adesso? Parla, idiota, non vedi la luce? Non è la batteria? Io dico che è la batteria. Pronto? Pronto? Ah... domando scusa, io sono Sean e qui con me c'è Rebecca, la mia complice. Salve. Un ottimo lavoro prima, dico sul serio, ci hai consegnato tutti i dati. Peccato che il nostro uomo all'interno fosse un tale, non so come dire, fanatico? Fanatico è la parola giusta, credo. Non avevamo scelta. Esatto, hai detto bene. John ci offriva l'occasione di entrare nei server cloud dell'Abstergo e non mi vergogno a dirlo. L'abbiamo colta, senza capire che questo avrebbe obbligato te ad aiutarlo e a prenderti la colpa in caso di problemi. Ma alla fine è andato tutto per il meglio. Quasi tutto, dai. Sean voleva dire che se ti va di aiutarci ancora, ci stiamo. John ti ha dato un accesso di livello 3 prima di morire. Dovresti usarlo. Gli assassini non hanno le risorse per pagarti quanto i templari, ma credimi, ne varrà la pena. Ehi, forza, dobbiamo andare, Bex. 20 secondi. Ok, buona fortuna. Ciao, amico. Ah, un ottimo lavoro, davvero ottimo. Meriti una pacca sulla schiena. E dacci dentro. Grazie, Sean, grazie. Quindi, vado? Mi butto nell'Animus? Questi sono tutti i personaggi che abbiamo incontrato durante la storia. E me do. Rientriamo nell'Animus. Vediamo un po'. Fino a fatto Eddie. La lettera più che altro. Ok, siamo al covo. Signori, che cosa ve ne pare? Per noi andrà benissimo, ma il nostro obiettivo è ampliare le nostre operazioni
vivere insieme alla gente che proteggiamo, come Altair ibn Lahad ci ha consigliato. Beh, fino ad allora è a vostra disposizione. Edward, il capitano Woods Rogers se l'è cavata. Ha fatto ritorno in Inghilterra, disonorato e senza soldi, ma resta un pericolo. Finirò quel lavoro al mio ritorno, ve lo prometto. Ciao, Anne. Edward? Salperò per Londra fra qualche mese. Sarei più felice se venissi con me. L'Inghilterra non è il posto migliore per un irlandese. Pensi di unirti agli assassini? No, non c'è quella vocazione nel mio cuore. E tu? Un giorno, sì. Quando avrò mente salda e sangue freddo. Ehi là! Entriamo nel covo! Sei un bravo uomo, Edward. E se imparerai a stare in un posto per più di un mese, allora sarai anche un buon padre. E chi è sta nave inglese? No, è finito. Mannaggia. Ma quella è la figlia di Eddie? Oppure la figlia di Reed? Non l'ho capito. Non credo che sia una figlia di Eddie. Meno che la moglie non è morta, ma era incinta, perché magari si era messa con un altro e l'ha lasciata. Beh, comunque è molto, veramente molto molto bello questo Assassin's Creed. Bel finale. Ah, ma stiamo anche da noi. Mi è piaciuto moltissimo. Molto molto. Bello anche questo finale. Le ambientazioni che Vodica fa, straordinarie. E niente, mi è dispiaciuto moltissimo doverlo lasciare, perché questo è un titolo che sicuramente meritava di essere giocato a 360 gradi, tutto proprio al 100%. Però, ripeto, sto facendo... Ah, padre... Jack 2 è una nave, Jeremy, non una barca. Ma come avete imparato? Io... Beh, ho imparato lasciando Bristol. E lasciando la mamma? Sai, non ho lasciato la... Non sono partito senza salutare, ecco. Eravamo d'accordo, capisci? Intendo io e tua madre. Lei non diceva così. Diceva che volevate soltanto navigare per fare soldi in un nuovo mondo. Ho sempre voluto navigare. Questo è vero. Ma non per me. Per tutti noi. Per mantenere lei e te. Non me.
Voi non sapevate nulla? Scrivevate alla mamma una volta l'anno, ma lei non sapeva mai dove trovarvi. Questo è vero, mi dispiace molto. Se l'avessi saputo, non so, forse sarei ritornato. O almeno credo. Beh, non potevate, il lavoro. Vero, ma magari l'avrei fatto. Posso guidare la barca? Barca? Non vedo barche qui. E tu? La nave, ovviamente. Non capisco la differenza, però. Ah, ma è molto semplice, Jerry. Una nave può trasportare una barca, mentre una barca non può trasportare una nave. Beh, allora tutto è una nave. Se è così, per la mia barchetta, quella che porto nella vasca con me. È un buon modo di vedere. Riesci a parlare di Caroline, Jenny? Della tua mamma? No. È morta già da un po'. Mi manca. Lei ha sofferto? Non lo so. Non credo. Era sempre felice con me per un bel po'. Poi, non tanto. Ma non la vedevo più spesso. Poi, è andata via. Io... Niente. Ora sei qui. Questa è un'avventura. Ma senza rischi, spero. Non posso affrontare molte altre sorprese. Vedremo anche una balena. Sì, è molto probabile. E ci sono i pirati. Vedremo i pirati. No. Non penso proprio che accadrà, sai. Oh, che peccato. Volevo tanto vederne uno vero. Ce l'hai davanti. Sai una cosa, Jenny? Appena cala un po' il vento, ti lascio guidare la Jack Door. Terrai tu il timone prima del tramonto. Sì! Molto, molto bello. Anche questo finale è bellissimo. Ah, aspettate. Ma cos'è? Ma che è? Revelations. L'inizio di Revelations. Miss Jennifer Kenway, vorrei presentarmi. Jennifer Scott, ve ne prego. Mi spiace, io... Mia figlia è stata cresciuta da sua madre, Caroline, finché non è mancata qualche anno fa. Jenny preferisce usare il suo cognome. Ah, perdonate l'ignoranza. Io sì, lei non so. Padre, aiutami! Questo giovanotto, invece, è un Kenway. Che succede, Ethan? Non riesco a vedere il palco. Oplala. Adesso? Bene, ma non peso troppo. Ehi, non sono così vecchio. Alla peggio, possiamo sempre uscire di qui e raggiungere tua madre per una cioccolata da White. Ti piace l'idea? Sì, vi prego. Bene, silenzio ora. Ok, quindi questo è prima di Revelations. Black Flag. Abbiamo visto Itam, il templare, da piccolo, e Jennifer, da grande. Bene. E che dire? Bellissimo, come ho già detto, bellissimo. Bellissimo, mi è piaciuto molto, moltissimo. E niente, adesso andiamo avanti. Andiamo avanti, quindi il prossimo Assassin's Creed è Unity. Su Unity poi vi dirò, perché ci sono particolarmente legata a Unity, anche se, come detto da molti, anche dai fan stessi della serie di Assassin's Creed, non era riuscito benissimo al tempo Unity, per cui ci sono stati un po' di problemucci, chiamiamoli così, però vabbè,
Unity è un'altra storia. Ci trasferiamo in Francia con Arnaud Dorian, per cui niente, io adesso vi lascio ai titoli di coda. Non so se c'è qualche altra cut dopo la fine dei titoli di coda, se è ce la vediamo insieme. E niente, noi ci sentiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.